Proprio oggi ho voluto, come Presidente del Consiglio Comunale, presentare una mozione per assegnare la cittadinanza onoraria a Saman Abbas. È una cittadinanza naturalmente postuma, ma io non userei postuma perché questo esempio di una ragazza che si era integrata, che voleva vivere una vita regolare. Voleva vivere semplicemente la sua vita. Saman Abbas, la diciottenne di origini pakistane, scomparsa nel 2021 a Reggio Emilia e che secondo l'accusa è stata uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato. Un esempio la definisce Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, all'inaugurazione della panchina rossa posizionata all'esterno del Cafoncello, dove ancora troppo spesso arrivano donne violate. Su 115 donne non denunciano e questo purtroppo è limitante, perché il fatto di denunciare significa educare i propri mariti a comportarsi meglio, le persone, e soprattutto è far capire ai propri figli che quella mentalità, quella modalità di approccio in un rapporto di coppia non deve mai essere fatta. Da qui l'appello del direttore generale, così come per i furti servono controlli di vicinato anche per limitare la violenza sulle donne. Credo che sia etico da parte di chi è vicino, come denunciamo uno che ha un tentativo di furto, denunciamo un tentativo di violenza nei confronti, violenza di genere nei confronti della donna. Iniziative hanno riguardato tutta la Marca. A Montebelluna il flash mob dei bambini della quinta elementare, qui fotografati dall'alto, mentre a Ponte di Piave le porte del municipio si sono aperte per fare prevenzione, ricordare, informare, aiutare e magari amarsi un po' di più, per citare Frida Kahlo. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia.